Concentrati, Il Real San Giuseppe cerca la quarta vittoria consecutiva interna per restare agganciata al treno playoff. Al Murialdo arriva il futsal pomigliano, che proviene da ben 5 sconfitte consecutive, periodo nero dei pomiglianesi, che devono fare a meno anche di Miranda, Romano e Contursi, squalificati. Con le immagini andiamo ad analizzare questa ottava giornata di campionato, con le squadre che si salutano prima del fischio di inizio, con il San Giuseppe che attaccherà da sinistra verso destra e il futsal pomigliano da destra verso sinistra. Al quinto i padroni di casa passano già in vantaggio con Esposito dopo questo ottimo giro palla della squadra di Carbone. È proprio Carbone, l'omonimo giocatore, che trova il corridore giusto, De Vivo, la rete dell'1-0 per il Real San Giuseppe. In questo contropiede gallese serve Visone, ma è bravo Chiave a dire di no. Al 14esimo Silvestro perde palla, gliela ruba uno scatenato Visone, che serve Gallese, che realizza la rete del 2-0 al minuto 14. Al 15esimo l'altro gallese, Francesco, forza una palla a centrocampo, gliela ruba Federico Gliano, che si vola verso la porta e realizza la rete del 2-1, accorciando subito le distanze. Al 15esimo il futsal pomigliano si rifà sotto. Al 17esimo si rende pericoloso ancora il Real San Giuseppe con Visone, che spara alto da buona posizione. Al 25esimo arriva il 3-1, Visone serve Severino, che beffa Chiave sul suo palo. 3-1 per il Real San Giuseppe, risultato con cui si va al riposo. Con le immagini andiamo alla ripresa. Il Real San Giuseppe trova subito il punto del 4-1, 1-2, boccia Viso Esposito, arriva il 4-1 del Real San Giuseppe. Al 34esimo Iliano, dopo questa fantastica palla per Parlato, si fa murare dall'estremo difensore del Real San Giuseppe. Severini serve Boccia, che da due passi spara alto, è il preludio a gol che arriva al 41esimo. Boccia, corridore perfetto per Visone. 5-1 per il Real San Giuseppe, ma il Real futsal pomigliano non molla. Al 44esimo Iliano, prima recupera palla, salta su di un avversario, ma poi si fa murare lo stesso Iliano. 6 minuti più tardi a trovare il punto del 5-2 dopo questa bella combinazione con Parrato. Iliano realizza la sua doppietta, 5-2 per il Real San Giuseppe. Al 52esimo, questo 1-2 su con Visone, Esposito e Gallese, non riesce a mettere la rendo praticamente a porta vuota. Al 54esimo Giossa, un cross in mezzo, velo di Silvestro, 5-3 il futsal pomigliano, accorcia le distanze. Nel finale Gallese si fa murare, questo tiro libero da Chiave finisce qui con il Real San Giuseppe, che trova la quarta vittoria consecutiva in casa e la settimana prossima sarà impegnata nel derby contro l'Ottaviano, mentre il futsal pomigliano, stessa sconfitta consecutiva tra 7 giorni a Pomigliano, arriva il Real Futsal Casolo.